La sete di vittorie non ferma l'audace Cirignola. La capolista e vincitrice del campionato di prima categoria ha affrontato ieri, nella penultima giornata del girone di ritorno del campionato, in trasferta la Nuova Andria allo stadio degli Ulivi. Punteggio finale 2-0 per la formazione giallo-azzurra, che rinuncia a qualche titolare per lasciare spazio agli under, che comunque hanno fatto la loro figura. Le reti, dopo un primo tempo senza trascendere, sono arrivate nel secondo tempo. Esattamente al nono minuto della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a Colangione che tira, Crisantemo non trattiene, arriva Morra che firma per il vantaggio giallo-azzurro. La formazione ospite è comunque cerca di mantenere il punteggio, anche se i padroni di casa cercano subito il pareggio. Il gol vincente arriva per merito di La Salandra al termine di una lunga azione giallo-blu, incornata del fantasista su cross del capitano Amoroso, che colpisce la parte inferiore della traversa e cade oltre la linea bianca. Fra le proteste locali l'arbitro assegna il gol. Ultima fatica di questo campionato vincente, domenica prossima al Monterisi contro l'Atletico Stornara.